Le mareggiate d'autunno sono state eccezionali, il ripristino del lungomare di Barcola richiede molto tempo. La zona dei Topolini sarà pronta per l'estate alle porte solo in parte, come spiega l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, che per la zona centrale delle terrazze a mare prevede cantieri fino all'anno prossimo. Gli step sono due. Abbiamo attivato con oltre 800.000 euro un primo step di lavori, che sono quelli che ci garantiscono l'avvio della stagione estiva e che permettono i lavori che si stanno terminando sull'ex CEDAS, Topolino 1-2, il terzo per la parte dedicata a chi ha difficoltà motorie, quindi la parte dedicata alle rampe, una parte del numero 8, il 9 e il 10. I topolini centrali, quelli che hanno avuto veramente danni strutturali, sono oggetto di un intervento che è finanziato poi anche con la Regione, soprattutto con la Regione, per oltre 2 milioni di euro, con una progettazione più complessa perché si tratta di interventi strutturali e che saranno cantierati, quest'estate, quindi tempistiche più lunghe. Il lungomare barcolano è come sempre frequentato anche nella Pineta e nell'area giochi. Della parte che va dal porticciolo di Barcola fino al bivio di Miramare, al netto dei Topolini, si sta occupando l'assessore al territorio Michele Babuder. Stiamo lavorando dal bivio di Miramare verso il porticciolo del CEDAS a completamento di quegli interventi di messa in sicurezza della passeggiata, per cui i cantieri sono aperti e sono in pieno svolgimento. A cavallo di Pasqua, nelle prime settimane di aprile, partiranno anche i lavori sulla Pineta, quindi sulle aree verdi e sulle aree gioco, unitamente a quello che è l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, e a seguire anche il completamento della posa degli ormai famosi cubetti in porfido sulla passeggiata. 50 giorni indicativi per le aree verdi, per le aree gioco, sicuramente entro i primi bagni, anche se la stagione ci invoglia ad andare già adesso, saranno completati i lavori sulla passeggiata e quindi sui camminamenti del bivio.